L'inconscio è la parte della nostra psiche sconosciuta a noi stessi, ossia quella parte che non raggiunge il livello della coscienza. Hai presente la punta dell'iceberg? L'inconscio è la parte invisibile, quella sommersa nell'acqua, un'area fuori dal tuo controllo, di cui interpretare i segnali attraverso diverse manifestazioni, come i sogni, i messaggi, i simboli, oppure, come in questo caso, la scelta tra due possibilità. Sembra che si tratti di casualità, ma non è così. Tu sei inconsciamente, appunto, guidata verso una possibilità invisibile ai tuoi occhi e alla tua consapevolezza, ma assolutamente visibile al tuo inconscio. Per cui sappi che quello che hai scelto oggi appartiene proprio a te e non è un errore. Magari quello che è uscito non ti piace e non lo senti come tuo, ma questo avviene soltanto perché esiste in noi una tendenza alla rimozione, all'evitamento e al non riconoscimento come proprie di parti che non amiamo ammettere di possedere. In questo caso, fai un bel respiro e lasciati semplicemente attraversare dal messaggio che ti arriva ora, senza opporre resistenza o rifiuto. Sii certa che quello che ti appartiene troverà sempre il modo di raggiungerti, anche se cerchi di scappare e di nasconderti adesso. E allo stesso modo, quello che non è destinato a te non potrà mai essere trattenuto a lungo, perché troverà sempre il modo di tornare da dove è venuto. Se hai scelto la prima opzione, quello che ti devo dire è attenzione! Attenzione a che cosa? Ai pettegolezzi. Infatti i pettegolezzi all'inizio possono sembrare un innocuo divertimento, anzi solo ghiotte notizie spassose su cose dicerie, ma purtroppo raramente finisce lì. Tutto da delizioso diventa malizioso, prima ancora che tu te ne possa rendere conto. E questo finisce per danneggiare senza rimedio la reputazione di qualcuno. Se sei tu il pettegolo o la pettegola, ricorda che tutto si ritorce contro di te. Rammenta che una persona a cui piace ascoltare i pettegolezzi non esiterà a divulgarli. Non puoi aspettarti che le tue confidenze personali vengano rispettate se sei tu il primo a non rispettare gli altri. Se invece hai scelto la seconda opzione, allora qui parliamo, il tuo inconscio ti parla di ritirata. Oh perbacco, questa cosa ha preso una piega inaspettata, vero? Qualcosa che sembrava così invitante in un primo momento si è rivelato ben peggio di quanto previsto. Hai assolutamente ragione a scappare via, ma guarda dove stai andando. Una ritirata calma e razionale ti gioverà di più che sbatterti selvaggiamente di qua e di là. Non precipitarti da una brutta situazione in un'altra che è anche peggio. Non c'è bisogno di guardarsi indietro, lascia solo tutto quanto alle spalle e concepisci la tua prossima mossa.